benvenuti ragazzi, Shogari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi, adesso siamo pure l'allarme, oggi come potete vedere dal video, dal titolo, andrò e andremo, perché come al solito lo farete anche voi qua sotto nei commenti, a commentare, soprattutto a votare i cosplay che ci sono stati a Llama Land, questo evento di cosplay che c'è stato poco fa ad Anagni con un sacco di cosplay. Io purtroppo non ci sono stato, se no uscivano le interviste pure là, però andiamo a vedere quali cosplayer, vabbè, se siamo capiti, c'erano, e quindi andiamo lì a votare, soprattutto anche voi, come ho detto, nei commenti, ma ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subito a vedere quali cosplay c'erano a Llama Land. Allora, iniziamo subitissimo da qua, dai presentatori, da Fiore di Luna e Johnny Depp italiano. Secondo me credo sia proprio il socio ufficiale italiano di Johnny Depp, perché ragazzi è proprio uguale. Vabbè, quindi per loro voto, ovviamente superiamo il 10 come al solito, ad un loro voto di 1000, e quindi andiamo avanti ai cosplayer. Andiamo, quali cosplayer c'erano? C'erano questo bellissimo gruppo di Joker, i villain di Batman. Voto complessivo per i villain di Batman, io devo dire, perché loro c'avevano tutta la scenografia, vedete dietro il carrelletto, bello, è molto 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 bello. Quindi secondo me, raga, andiamo già col 9,5, raga, 9,5, perché c'è pure la scenografia che è tanta roba. Andiamo avanti. Lei invece è, vediamo dalla descrizione, invece è, credo sia Alice, può essere, non lo so, può essere che mi sbaglio. E nel caso, comunque, voto per questa ragazza, Harry Mikaev, non lo so se ho detto bene, Harry Mikaev, voto per te 7. Andiamo avanti. E questo invece è il video, tutta la presentazione di vari cosplay delle gare che ci sono stati. Vediamo se riesco a fare un voto complessivo dei cosplay che escono qua. C'erano pure i doppiatori, il cantante Mr. Comics, no, Mr. Cartoon. E beh, molto bello, bravi, devo dire bravi, raga, molto molto belli. E quindi vediamo che ci sta, quali cosplay ci sta in questo video. E vediamo, mi piace. Voto complessivo per i cosplay che sono apparsi in questo video, voto complessivo secondo me 8, ci sta tutto, 8 ci sta tutto. Andiamo avanti. Lui invece è Batman e Deadpool che combattono. Per Batman e Deadpool, raga, io qua gli do il 10 ballerino da confermare a fine video, perché raga, il Batman e Deadpool sono molto molto ben fatti e ben curati, anche nei minimi dettagli, devo dire. Quindi un 10 ballerino da confermare a fine video. Andiamo avanti. Qua invece ci sta la doppiatrice con il firmacopie. Andiamo avanti. Per questa Buggy, che voto gli diamo? Gli diamo il voto 7,5 per Buggy. Andiamo avanti. Scendi giù, sì. Andiamo avanti, 7,5 per Buggy. Qua invece ci sta Pocahontas, voto per Pocahontas, voto 8,5, io direi pure 9, ma restiamo sull'8,5. Tu invece sei, credo, Harley Quinn, può essere, andiamo nel copy, sì, Harley Quinn, una versione un po' particolare di Harley Quinn, devo dire, eh?
Che voto te posso dare, Harley Quinn? Voto 8,5 per te. Brava, a me piace Harley Quinn. Questa è sempre lei e Pocahontas che gli avevamo dato poco fa. Che voto abbiamo dato? 8,5 può essere? Mi sono scordato. Poi andiamo avanti, questa è sempre Harley Quinn, anche per Harley Quinn 8,5 per il video prossimo. E devo dire che forse per i reel altri tipi di voti rispetto alle foto. Però andiamo avanti, vediamo. Questi invece sono gli Stormtrooper, può essere, di Star Wars. Che voto gli diamo? Raga, questa è tanta roba, questi tutti. A parte il fatto che stavano a morire tutti del caldo, immagino, perché con sta armatura. Secondo me 9,5 o 10 ballerino, raga, 9,5 o 10 ballerino, sono molto indeciso, restiamo cattivi con il 9,5. Per te invece, non so se è lo stesso Deadpool di prima, quello con Batman, però comunque voto complessivo per voi, voto 8. Questi li abbiamo visti prima, quindi voto complessivo per loro, che si sono presi il 9,5 del gruppo di Batman, Joker con la scenografia e Deadpool. Voto complessivo 9. Andiamo avanti. Lui invece è di, non lo so, credo sia di, è l'uva boss di Azmin Hotel, può essere sì, può essere che mi sbaglio, non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Voto per te 7, andiamo avanti. Voto per te invece di Lilith di Azbin Hotel. Dettagli da vedere, i dettagli della corona e delle corna molto belle. La corona in particolare mi piace parecchio, ma ti do un 7,5 per Lilith. Per te invece, che l'ho visto questo cosplay, l'ho visto anche parecchie altre volte in altre fiere, che ci sono stati video, quindi già li avete visti. Se non l'avete visto, andatevela a ripescare. E è fatto molto bene, molto dettagliato. Per te te posso dare un 9,5, anche per te 9,5. A me mi piace quando si vede la faccia, a me la faccia se deve vedere, la faccia se deve vedere. Vediamo 10 ballerino a Batman e Deadpool. Sì, ma Batman si vede, fa quel pezzo di faccia nascosta. Per te invece voto 9 per il Deadpool che fa le acrobazie. Raga, è tanta roba, è proprio un'impersonificazione del cosplay. 10 ballerino per Deadpool. L'ho detto poco fa che mi piace vedere la faccia, però raga, le acrobazie è tanta roba, vuol dire proprio impersonificare al meglio l'essenza del personaggio interpretato. Ma che cazzo ho detto? Può essere che ho detto una cosa? Per me 10 ballerino da confermare a fine video. Andiamo avanti. Questa è Lilith di prima, che gli ho dato a Lilith 7,5 può essere. E questo invece è Batman di prima, 10 ballerino. Vediamo cosa fa. Non fa niente, sono una carrellata di personaggi. Batman con Joker, quindi gli avevo dato prima i voti. Questa è sempre Poison Ivy. E tu sei invece, non sei vero. Ah no, il Funko Pop della doppiatrice, bella. Andiamo avanti. Per te invece, che voto te posso dare? Te posso dare un 7 anche per te. Per voi invece, questi sono i giudici, i giudici non se possono votare però. Raga, i giudici non se possono votare. Vediamo che cosplay ci sono oltre ai giudici. Buttiamo i cosplay che escono nel video oltre ai giudici. Pegasus, questo io non lo ricordo. Dico che questi. Un po' di personaggi. Voto complessivo. Bello. Questa è la regina di cuori. Catwoman.
voto complessivo per tutti voi, ce ne stanno parecchi, ce ne sta bello, bello sto mascherone, chi ci sta, vediamo, questo ha suonato il violino, bello questa Stormtrooper di prima. Raga, devo dire, la qualità del cosplay in questo Llama Land è stata bella alta, posso dirlo. Posso dirlo, mi piacciono molto, quindi voto complessivo per tutti voi, ragazzi. Secondo me, tutti quanti complessivamente il 9 è più che meritato, è minimo 9, minimo. Andiamo avanti. Per te invece, che voto te posso dare? Te posso dare un bel, però un po' più sporco la faccia, sì. Se te posso dire la faccia un po' più sporca, quindi 7 e mezzo, credo sia di un videogioco che non ricordo quale, vediamo nei commenti. Joe Miller di Last of Us, esatto, di Last of Us, però un po' più sporca la faccia. No, te la devi sporcare di più, 7 e mezzo per stavolta. Andiamo avanti. Questa è sempre Poison Ivy, che abbiamo già dato prima il voto. Questa è la doppiatrice. Vediamo cos'altro ci sta. Questa è Poison Ivy sempre. No, mi sa che è un'altra. Mi sa che è un'altra. Può essere un'altra. Vabbè, io a sto giro gli do 8 e mezzo. Ma famo 9. Famo 9, esageriamo. 9. Perché a sto giro te becchi il 9. Non so se era la stessa di prima che abbiamo visto o un'altra. Vabbè. Per questo gruppo invece che voto gli diamo ad Assassin's Creed, al gruppo di Assassin's Creed? Abbiamo visto prima un po' l'esibizione che si muovevano tutti insieme sul palco, raga. Secondo me il 9,5 per loro è meritato. Secondo me è meritato il 9,5. Posso dirlo? Forse qualcosa in più, ma va bene così, 9 e mezzo. 9 e mezzo per te invece, che ho saputo che ha suonato anche il violino per davvero, quindi mi sa che ha avuto tipo migliore interpretazione, c'è scritto migliore interpretazione, va bene, ho saputo però che ha suonato il violino dal vivo, complimenti, voto per te, voto 8 e mezzo. Per te invece il miglior cosplay assoluto voto 10 ballerino, mi sa che sono finiti, quindi 10 ballerino per te. E qual altro era? Per te il Deadpool che faceva le acrobazie e il Batman e Deadpool insieme. Batman e Deadpool insieme, credo che il Deadpool sia lo stesso delle acrobazie, secondo me è uguale, quindi tra Batman e Deadpool e te e tu che hai fatto, che cosplay hai fatto, vediamo se c'è scritto. E c'è scritto la Baldur Gate, e quindi che 10 ballerino, raga, io il 10 lo confermo per Batman e Deadpool. Vediamo se lo riusciamo a trovare qua dietro nella foto insieme, Batman e Deadpool. Boom, hai visto? Ma hanno confermato il botto, eccoti. Batman e Deadpool 10 è stato confermato anche dal fatto dei bot, quindi 10 per Batman e Deadpool. E quindi ragazzi, abbiamo visto, votato il miglior cosplay, che stavolta da 10, chi è? Batman e Deadpool, complimenti, bella coppia, mi piace, chissà se un giorno la potremmo mai vedere, io credo di no. Va bene ragazzi, voi invece commentate qua sotto nei commenti che voto date ai cosplay che abbiamo visto poco fa, e se mi date ragione con il Batman e Deadpool, oppure se lo meritava
l'ultimo cosplay che abbiamo visto, la ragazza Baldur Gate, cosa che era. E quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ragazzi ci vediamo invece al prossimo video. Ciao cari!